argomento che poi qui anche alla stampa verrà lasciato questo, è proprio il discorso dei lasciti testamentari, che però noi vorremmo presentare in una luce differente, non tanto vai dal notaio oppure prendi carta e penna e scrivi così che va bene, ma andare dentro nel senso di un lascito fatto per una fondazione, parliamo di noi, o io vorrei anche allargare, come dire, il panorama e dire fatto con un senso di guardare a un futuro che non sarà più nostro, perché prima o poi il nostro futuro, per quanto lungo finisce, ma l'altro futuro, quello di chi è con noi e di chi è dopo di noi, continua. E allora poter fare un qualche cosa di piccolo o anche di meno piccolo, di più grande, in questo senso, e soprattutto farlo bene. Questo è quello che abbiamo in testa, di provare a dire, provare a far capire. Perché va bene, tante volte le buone intenzioni si scontrano con, come dire, facciamo e dopo un po' di casino, poi i notai non sempre riescono a sistemare e ad aggiustare. Volte fanno alle volte lo fanno anche loro, quando si impegnano riescono a farlo anche loro. E quindi noi vorremmo proprio mettere gli accenti sulle passaggi giusti e soprattutto su sforzarci di guardare avanti in una visione di generosità. Io credo che al giorno d'oggi, parlo ovviamente sempre primo per me, qualche volta soffriamo di questa carenza di generosità. Siamo talmente concentrati su tutto quello che accade tutti i giorni, che è anche importante, o su tutte le nostre piccole cose, che se guardate in un'ottica grande sono davvero piccole, quasi sempre piccole, e dimentichiamo quello che può fare un gesto di generosità. È come quando diciamo spesso, se incontri una persona sorridi, perché il sorriso costa zero e comunque metti a proprio agio tutti, no? Magari dentro abbiamo anche qualche patimento, qualche dolore, ma il sorriso, l'attenzione, la voglia di parlare, di stare con gli altri è una cosa importante. Insieme a tutto questo noi cerchiamo di metterci questo discorso dei lasciti e, come è scritto qua, la gioia di lasciare un dono che rimane. Quello che stiamo per presentarvi è frutto di un lavoro assolutamente corale. È stato un lavoro di squadra che ha visto coinvolti una trentina di enti del nostro territorio, non specifico, mi sembra che siano 28, ed è stato fantastico il fatto di unire conoscenze, competenze, passioni per provare a portare a buon frutto un'avventura che si presentava di certo non facile. Perché? Perché voi capite che il tema del lascito si presenta da subito con delle criticità, per cui è circondato da pregiudizi, è circondato anche da un atteggiamento infantilmente superstizioso, per cui sembra di evocare un destino al quale peraltro siamo tutti chiamati, e quindi è una sfida quella di parlare del lascito. Ed è stato bellissimo davvero condividere con i rappresentanti di questi enti innanzitutto una riflessione su perché c'è questa resistenza e che cosa la può scardinare. E poi il passaggio successivo qual è stato? Quello di provare a fissare sulla carta, nel video, su vari strumenti, di fissare un messaggio positivo, ingaggiante, che potesse raggiungere tutti. Perché? Perché stiamo parlando di un gesto che può sembrare esclusivo solo per i ricchi, solo per chi non ha eredi, solo per, e invece è un gesto che è veramente alla portata di chiunque. Ma siamo qui per raccontarvi degli appuntamenti pubblici che ci attendono in questo mese di ottobre e nei quali andremo ad approfondire, andremo a dialogare, a confrontarci su quello che appunto è uno strumento
veramente meraviglioso, perché può trasmettere gioia a chi lo fa e a chi ne sarà il destinatario, ed è uno strumento di cui i comaschi hanno mostrato di avere una conoscenza, diciamo, abbastanza superficiale, così come avviene anche a livello nazionale. Allora, il percorso è iniziato ormai un anno fa, con più di una trentina di enti nel nostro territorio. Vedete che oggi la sala è piuttosto affollata, sono qui presenti, non tutti, ma quasi. Abbiamo cominciato con Stefano Malfatti, che è uno dei massimi esperti di LASCI a livello mondiale. Con lui abbiamo fatto 5 incontri e abbiamo approfondito il lascito sia da un punto di vista tecnico che da un punto di vista psicologico, un po' come diceva prima Paolo. Dopodiché abbiamo continuato appunto con Paolo Lipari per tutto l'aspetto della comunicazione, sempre con la presenza, sempre costante e in aumento, come diceva lui, degli enti non profit del nostro territorio. Quindi abbiamo realizzato questa brochure, che è una brochure un po' differente da quelle che tradizionalmente vedete in giro sul tema del lascito, che riporta diagrammi e cose di questo tipo. Abbiamo più voluto raccontare una storia per far comprendere alla gente che il lascito è alla portata di tutti, non solo di chi è ricco, non solo di chi sa come si deve fare, così via dicendo, ma che tutti possono fare un lascito solidale. Questa brochure è stata poi personalizzata per ogni ente che ha partecipato al percorso con una cartolina, quindi nella tasca interna loro possono mettere la loro cartolina personalizzata in base all'attività che ogni ente non profit del nostro territorio svolge. Abbiamo realizzato uno spot, uno spot pubblicitario, diciamo, riprendendo sempre questa storia, che faremo vedere in anteprima la serata che terremo all'asta. E insieme abbiamo organizzato anche questo primo, non è tanto un convegno, è proprio un incontro, un evento che terremo all'Astra, insieme a tutti gli enti del territorio, proprio per parlare alla gente del lascito, fare un po' cultura sul lascito, in modo tale che sempre più persone facciano testamento. Quello che a me preme sottolineare è che la Fondazione di Comunità è un ponte tra chi vuole fare il testamento e chi sul territorio, come gli enti che sono qui presenti, opera. Quindi se vogliono fare un testamento direttamente a un ente, ben venga. Se vogliono avere tutta una serie di garanzie tramite la Fondazione di Comunità, possono utilizzare la Fondazione di Comunità. Vi faccio un esempio: io voglio fare un testamento per un ente che a me interessa per la finalità che porta avanti, perché adesso conosco il presidente, perché so che ben gestito e così via dicendo, ma non so fra 30 anni cosa succederà. Allora posso utilizzare la Fondazione di Comunità, fare il lascito tramite la Fondazione di Comunità per quell'ente, quindi tutto andrà a finire all'ente, ma avrò come diciamo interfaccia la Fondazione di Comunità, che mi garantirà che la mia volontà venga sempre rispettata, vigilerà che l'ente continui a operare, che lo faccia al meglio, se non opera più perché si è chiuso lo darà un altro ente che abbia la finalità il più possibile vicina alle mie volontà espresse nel lascito, e così via dicendo. Sono due gli appuntamenti che andiamo a presentare. Il primo è giovedì 19 ottobre e ecco alle mie spalle indicato sarà proiettato al Cinema Astra di Como alle ore 21, ingresso gratuito, il film Solo cose belle, che è una commedia molto gradevole, apprezzata sia dal pubblico che dalla critica, e che racconta una storia intrigante, anche commovente, ma anche divertente, su una casa famiglia che nasce grazie ad un lascito. E quindi è un racconto che nella sua leggerezza, anche semplicità, dice qualcosa di fondamentale, cioè che un dono come il lascito può muovere la vita. Questo è un appuntamento aperto a tutta la cittadinanza e speriamo che l'invito sia raccolto come merita. Sarà presente anche una rappresentante della cooperativa Giovanni XXIII, che è la cooperativa a cui il film, la storia del film, allude. Il secondo appuntamento sarà da lì a poco, questo è il giovedì, il lunedì successivo, che è il 23 ottobre, alle ore 18,
proporremo questo evento speciale che è appunto la gioia di lasciare un dono che rimane. Abbiamo voluto chiamarlo così perché, come è stato detto anche benissimo dal notaio Caspani, è un atto che ha a che fare con la vita, ma addirittura nella sua espressione più gioiosa. Perché? Perché tu indovini una possibilità di futuro laddove, dal punto di vista brutalmente biologico, questo futuro non c'è. E quindi è un'occasione proprio che abbiamo voluto offrire a tutti i comaschi di cogliere una possibilità felice, gioiosa. E perché questo possa avvenire nel migliore dei modi, ecco che ci siamo rivolti appunto al notaio Massimo Caspani, che sarà tra i relatori in questo contesto. Ci saranno anche altri interventi, testimonianze e contributi video un po' analoghi a quello che vi abbiamo presentato precedentemente. Sarà presentato finalmente questo spot che girerà per i social, ma intendiamo diffonderlo anche sui emittenti, vedremo di coinvolgere più canali possibili.